Siamo con Secondina Marafini, che ha scritto un libro di ricerca su Rosa Tomei. Chi era questo personaggio? Allora, questo personaggio è una donna di origine corese, ne condivido quindi l'origine, che ha vissuto dall'età di 15 anni dentro la casa studio di Via Maria Adelaide 7 con il gran poeta Trilussa. È diventata la donna e la poetessa perché Trilussa l'ha istruita. Collaborava attivamente con il poeta. Oggi sono state trovate testimonianze sia del rapporto sia del fatto che lei era una poetessa sulla quale Trilussa contava per poter istituire una scuola di poesia romana, romanesca, e infatti dal fondo Ceccarius sono emerse 42 poesie della stessa. Quindi abbiamo tirato fuori 42 poesie che hanno anche una valenza letteraria a sé. Sicuramente perché Rosa Tomei, seppure sapeva imitare bene la scrittura del maestro, aveva una propria linea di espressione. Sì. Quindi è possibile presumere che un gran poeta come Trilussa abbia scelto una persona con un certo talento? Sì, all'inizio Rosa Tomei stava a casa di Trilussa probabilmente per iniziare la carriera di attrice. Doveva essere presentata a Petrolini e via dicendo. Poi evidentemente Trilussa, io di questo ho trovato testimonianze perché non si dicono cose del genere senza documentazione, tutto riportato sul libro. Dico evidentemente Trilussa avranno dato in lei delle qualità, lei avrà scelto di restare accanto al poeta e da lì è iniziato anche il suo duro apprendistato. Perché non è che si impara ad essere poetessa così dal nulla, no? Le rime, le parole, i simboli, eccetera, e tutto questo è stato scuola di Trilussa. Quindi lei è stato il bel lascito che voleva in eredità al mondo lasciare Trilussa, che poi purtroppo bisogna dire per i tempi, per la società, ha rischiato, anzi lo era quasi, di essere dimenticata, occultata. Sì, perché insomma ricordiamo che Rosa Tomei veniva appunto ricordata come la semplice serva di Trilussa e tutti i suoi scritti Semianalfabeta. semianalfabeta. Dalle cose che ha lasciato è anche possibile immaginare ci fosse una relazione fra loro. Allora, l'intensità dell'amore tra due persone che hanno 45 anni di differenza non si può misurare con il termometro. Di sicuro, Trilussa ha lasciato nel 1939 una traccia evidente nella poesia Felicità che si trova anche sulla tomba. E poi le ha dedicato, a pochi mesi dalla morte, un'altra bella poesia che è in pratica rappresentativa del carattere della persona di Rosa, Rosaria o meglio Rosa. Lei in tutte le poesie vede Trilussa come l'unico amore della sua vita e anche oltre la vita stessa di Trilussa, ha continuato ad amarlo. Questo è fuori di dubbio. In due poesie lo chiama addirittura amore mio in maniera proprio esplicita, però in tutte ci sono riferimenti a questo amore, alla loro relazione. Amanti banditi si chiamano. È possibile che sia stato proprio per questo che lei sia stata messa da parte? No, non credo perché benché le usanze del tempo fossero molto prescrittive in questa materia, non credo che sia stato per questo. Cioè non, un uomo come Trilussa poteva fare di tutto. È vero che era l'epoca del divismo, per cui Trilussa viveva anche della sua immagine, però evidentemente il motivo è un altro, è piuttosto il timore di una società rispetto al riconoscimento di quello che Trilussa neanche celava a quelli che frequentavano la casa studio, benché il dentro e il fuori appunto fosse separato dalla porta, quella che Rosa Tomei apriva agli altri. Noi ringraziamo Secondina Marafini e vi ricordiamo il libro su Rosa Tomei.